Salve! Sì, mi sono tagliato i capelli. Già l'avete letto nel titolo, lo sapete dal video precedente, lo sapete perché ve l'ho detto su Instagram, quindi oggi vaccino. Quindi, però fatemi fare una piccola premessa. Quello che sto per dire sono cose estremamente complicate, sono concetti molto complicati, quindi per forza di cose riassumo e semplifico, però sono materie molto complicate, tant'è che tutto quello che diciamo oggi è una specialistica in medicina, si chiama immunologia, quindi è un po' complicata e semplificherò. Ma per domande, dubbi, perplessità, le cose sono due. Come lo chiedete qua sotto nei commenti e io cercherò di rispondervi, o lo chiedete al vostro medico di famiglia, che è sempre la miglior cosa. Facebook, Instagram, cose, evitate perché si prendono sole. Andiamo, ma prima di parlare dei vaccini facciamo un piccolo excursus. Da dove nascono i vaccini? Bene, lo sappiamo tutti che i vaccini sono un farmaco che ti immunizza o ti rende più resistente, insomma, a determinate patologie, a determinate malattie. Va bene? Chi se ne accorse per primo? Tucidide. Tucidide, medico e filosofo greco, nel 429 a.C., si accorse che chi già aveva preso la peste all'epoca molto difficilmente se la riprendeva una seconda volta. Ma i primi a fare effettivamente un antenato delle vaccinazioni, che si chiamava variolizzazione, fu in Cina e in India nel primo millennio avanti Cristo. Ossia, molto semplicemente, per combattere il vaiolo, prendevano delle croste del vaiolo e se le mettevano sotto pelle, in modo che dopo un po' di febbre, un po' di problemucci, chi superava i problemi di questa variolizzazione sembrava che resistesse al ceppo del vaiolo vero e proprio. Però dobbiamo aspettare il 1796, quando Edward Jenner si accorse che chi aveva contratto il vaiolo di vacca, che è una variante meno virulenta, meno pericolosa del vaiolo umano, si accorse che difficilmente riusciva a prendersi il vaiolo umano. Quindi a Edward Jenner venne in mente un'idea, ossia prendere del pus dalle pustole del vaiolo, perché prese un po' di pus e lo iniettò sotto braccio, sotto pelle, a un bambino. Il bambino gli venne la febbre, stette male per un po', ma poi sopravvisse e non si prese mai più il vaiolo. Quindi il vaccino, che perciò si chiama vaccino viene da vacca, diciamo che fu inventato un po' alla buona, ma fu inventato così. Ma quando mai fila tutto liscio? Agli inizi dell'Ottocento, però, le pratiche igieniche non erano quelle moderne, quindi succedeva che i medici che non stavano attenti, di fatto, col vaccino inserivano nel corpo anche germi e batteri. Per esempio, un certo Woodville, per salvarsi la reputazione, invece di dare la colpa all'igiene o che aveva lui sbagliato alla tecnica, diede la colpa al vaccino. Però con i vaccini nasce anche un'altra cosa, l'antivaccinismo, i Novax, come si chiamano ora, essenzialmente spinti da una motivazione di religione e soldi. Religione perché non si possono iniettare, secondo alcuni dogmi religiosi, sostanze strane nel corpo, non si possono iniettare robe di origine animale, non si può giocare a fare Dio. Se Dio vuole che tu muori di quella malattia, tu devi morire. E soldi. Nel 1998 un certo Wakefield se ne uscì che il vaccino trivalente morbillo, parotite, rosolia causava l'autismo nei bambini. Ve la faccio stretta, stretta, stretta. Era una bugia colossale. Wakefield aveva falsificato i dati della sua ricerca medica per levare di commercio il vaccino, il trivalente utilizzato, e mettere in commercio il suo di trivalente per soldi. Da quello che sappiamo invece oggi dell'autismo, delle ricerche del 2014, sappiamo che il vaccismo nasce da modificazioni genetiche entro i 3 mesi dal concepimento, quindi manco è nato già sarà autistico. Però il non vaccinare le persone fa danni. Nel 1800
gli antivaccinisti svedesi riuscirono a far levare l'obbligo vaccinale dalla Svezia. Risultato? Al 1870 un quarto della popolazione di Stoccolma era sottoterra. Nel 1870 fu reintrodotto l'obbligo vaccinale e si risolse tutto quanto. Comunque, Svezia, complimenti per gestire le epidemie, ci dai sempre soddisfazioni. Grande, mi fa piacere. La prima vaccinazione di massa della storia però è intorno agli anni 50 contro la polio, il cui vaccino era prodotto da virus della polio disattivati in formaldeide e questa vaccinazione di massa intorno agli anni 50 fece scordare nelle famiglie e anche un po' nella comunità medica quello che era il polmone d'acciaio, ossia questo grande apparecchio in cui la persona doveva vivere pena morire. C'erano anche modelli più piccoli da casa, però sempre là dentro la persona doveva stare e fece dimenticare anche un sacco di sedie a rotelle. Lo vedete questa? Questo è Franklin Delano Roosevelt, presidente degli Stati Uniti, e sulla sedia a rotelle per via della polio. Lui si è salvato e non c'era bisogno del polmone d'acciaio, ma tante altre persone no. Il problema dei vaccini è anche questo. Ci sono delle stime su quante persone i vaccini salvano. Io ho trovato delle stime che vanno dai 7 ai 9 milioni di persone all'anno salvate dai vaccini, ma effettivamente nessuna persona può dire: eccomi qua, io sarei morto senza il vaccino. Quindi è un po' difficile da valutare. Anche per esempio i varicella party che si facevano tanto tempo fa. Sì, noi possiamo conoscere persone che hanno partecipato a un varicella party. E ne sono sopravvissute, ma non conosceremo mai chi è morto di varicella parti, perché alla varicella non ha retto, no, non ha resistito. Tuttavia, fra la vaccinazione di massa che ricordano tutti, ho letto da qualche parte che lo chiamano il tatuaggio degli anni 70, è l'antivaiolosa del 1970-1980. In quegli anni si decise di eradicare, di combattere il vaiolo a 360 gradi e quindi tutte le persone che volevano entrare nei servizi pubblici, volevano andare a scuola, per esempio, erano obbligate a farsi l'antivaiolosa, che per via di come veniva svolto il trattamento, che era un ago che bucava più volte la pelle, ha lasciato una cicatrice caratteristica. Ce l'hanno tutti. Io no, perché ha funzionato in effetti. E questo vaccino ha talmente funzionato che nel 1980 l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha definitivamente sancito l'eradicazione totale, la sconfitta totale del vaiolo. Il vaiolo in natura non esiste più. Solamente alcuni ceppi vengono conservati negli Stati Uniti e in Russia a scopo di ricerca, di didattica e preparazioni di vaccino, perché la prudenza non è mai troppa, vengono conservate anche in Italia. Ne abbiamo circa 2 milioni e mezzo di dosi. E quindi siamo al sicuro da possibili epidemie? Da vaiolo sì. Ora che abbiamo fatto un piccolo excursus su da dove vengono i vaccini, su come sono stati inventati, creati, cose del genere, cerchiamo di capire perché funzionano. Allora, funzionano perché il nostro sistema immunitario ha una memoria. Dopo i 6 mesi, un anno dalla nascita, il sistema immunitario, ogni qualvolta che vieni in contatto con un germe, lo riconosce, lo combatte e si ricorda di quando l'ha combattuto. Per quello da dopo un anno le mamme dicono: vai, 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 corri libero nei prati, scapezzati così ti fai gli anticorpi. Per quello, così non succede niente. Invece, entro i 6 mesi dalla nascita ci pensano gli anticorpi del latte materno. Ma come fa il corpo a riconoscere i germi? In maniera fatta molto, molto, molto semplice: ogni cellula ha sulla propria superficie una proteina che si chiama proteina LHA. L'LHA è un po' come la carta d'identità. Il sistema immunitario passa e rassegna tutte le cellule fino a quando non trova un LHA diverso dal suo. Quando trova un LHA diverso dal suo, lo combatte. Alcune persone però hanno l'LHA compatibile e questo qua permette la donazione del sangue e i trapianti.
Infatti, quando il sistema immunitario di una persona che ha un trapianto attacca l'organo trapiantato, là si parla di rigetto. Ed è per questo, proprio per evitare o diminuire il rigetto, chi ha subito un trapianto di solito gli vengono prescritti medicinali immunosoppressori in modo da calmare il sistema immunitario. I farmaci immunosoppressori aiutano contro il rigetto, ma non contro malattie e batteri, chiaramente. Ora, così, più o meno, semplificando, funziona il sistema immunitario. Ma i vaccini cosa fanno? I vaccini fanno essenzialmente da personal trainer del sistema immunitario. Vi ricordate quando poco fa vi ho detto del vaccino della polio? Che era fatto di virus disattivati in formaldeide? Bene. In quel caso, i virus disattivati della polio non raramente, difficilmente provocavano la malattia perché erano proprio disattivati, ma facevano da punchball, da bersaglio di addestramento per il sistema immunitario. Quando poi sarebbe arrivato il vero virus con capacità antigenica, ossia con capacità di creare la malattia, il sistema immunitario che si è allenato in bianco riesce a combattere la malattia. Per i vaccini virus attenuati, nonostante siano i più vecchi, sono ancora molto efficaci, ma non sono l'unico tipo di vaccino. E siccome sono troppi, me li sono scritti. Abbiamo vaccini con agenti infettivi vivi attenuati: morbillo, rosolia, parotite, varicella, tubercolosi. Tipo. Poi abbiamo quelli là a vaccini inattivati: epatite A o poliomielite. Poi abbiamo quelli là ad antigeni purificati, con la pertosse e l'antinfluenzale, un tipo di antinfluenzale. Poi abbiamo i vaccini ad anatossine come tetano e difterite. Poi abbiamo quelli là DNA ricombinante come epatite B e meningococco B. Per quanto riguarda i vaccini DNA RNA messaggero, questo qua di Pfizer è il primo. Ma come funziona? Allora, dentro le cellule ci sono un sacco di cose, però quello che ci interessa a noi è che ci sia il nucleo, mettiamo qua, e i ribosomi. Il resto non ci interessa. Un'altra cosa che ci interessa è il filamento di RNA del vaccino. Vediamo come funziona. Nella normalità, l'RNA della cellula è copia del DNA della cellula stessa. L'RNA del vaccino invece ha le istruzioni per comporre una singola proteina, la proteina spike. Come funziona? Funziona che i ribosomi non fanno altro che utilizzare l'RNA del vaccino o della cellula, indifferente, come istruzioni per montare aminoacidi. Prima ne arriva uno, poi ne arriva un altro e poi ne arriva un altro ancora. Gli aminoacidi legati fra loro e piegati compongono le proteine. La proteina che ci interessa, la proteina che l'RNA del vaccino andrà a creare, è la proteina spike, la proteina sulla superficie del Covid-19, del virus. A quel punto, una volta creata la proteina spike, questa proteina uscirà fuori dalla cellula a fare da punchball, a fare da bersaglio finto per il sistema immunitario. Così, quando il sistema immunitario si troverà davanti il vero virus, già lo saprà riconoscere avendo già avuto a che fare con la proteina superficiale e riuscirà a combatterlo. Bene, così funziona questo vaccino. Ora torniamo al nostro format preferito, ossia quello là delle domande e delle risposte, per cercare di fugare ogni dubbio su questo vaccino. Lo Stato può obbligarci a fare il vaccino? Ma lo Stato non può obbligarci a fare il vaccino! Dove sono le mie libertà personali? Dov'è la mia Costituzione? Lo Stato lo può obbligare a fare il vaccino, lo dice la Costituzione. Lo dice la Costituzione. Andiamo a vedere. Sì, esatto, lo dice la Costituzione, all'articolo 32. L'ho letto su www.quelloche i governi non ti dicono.altervista.com. Andiamo a vedere quello che dice la Costituzione. Articolo 32, hai ragione. Grazie, lo sapevo che ho ragione. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività. E garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. Hai sentito? Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, quindi ho ragione io.
Fammi finire, perché la legge va letta tutta. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in alcun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. E quindi Altervista mi ha mentito. Dannazione. Sì, capirai. Quindi lo Stato può obbligare a fare i vaccini? Sì. Il vaccino contro il Covid sarà obbligatorio? Non ne ho idea. Sembrerebbe di no. Ma più che altro sembrerebbe necessario per fare tutto. Ossia, sembrerebbe che si stia andando verso una situazione in cui bisognerà essere vaccinati per andare al cinema, al ristorante, fare viaggi, eccetera, eccetera. Quindi sembra che si stia andando più verso quella direzione che verso obbligatorio e basta. La sperimentazione è stata abbreviata per avere presso il prodotto? Sì e no. Sì, la sperimentazione è stata abbreviata perché c'era urgenza di avere presto il vaccino, però di fatto ha seguito tutti quanti gli iter necessari. Non ha saltato niente ed anzi in alcuni piccoli frangenti è stato anche meglio controllato, per un semplicissimo motivo. Statistica. Se per creare un farmaco normale di solito vengono coinvolti 2-3 mila persone, qua si tratta di decine di migliaia di persone diverse per fare i confronti e tutti i passaggi clinici necessari. Tutti volontari, chiaramente. La protezione è efficace subito dopo l'iniezione? No. La protezione da virus Covid-19, per quanto riguarda il Comirnaty, ossia il vaccino Pfizer, è stata dimostrata circa 7 giorni dopo la seconda dose, quindi prima dose passano 21 giorni e poi seconda dose, dalla 7 giorni e si è immuni al 95% più o meno. Il vaccino può provocare la malattia Covid-19 o altre alterazioni genetiche? No, no, non la può provocare, non può provocare la malattia Covid-19 perché il pezzo di RNA messaggero prodotto è solo quello della proteina Spike, quindi non può provocare la malattia, non può portare alterazioni genetiche perché l'RNA messaggero non può fisicamente entrare nel nucleo, nel DNA, ed andare a modificarlo. Quali reazioni avverse sono state osservate? Allora, le reazioni avverse osservate finora, dall'inizio della vaccinazione, sono state febbre e svenimenti nei casi più gravi, invece nella norma un piccolo bozzo dove è stato fatto il vaccino è un po' leggermente di mal di testa. Approfitto di questa domanda per fare una cosa. Questo qua è un farmaco che abbiamo tutti in casa, quindi io farò quello che nessuno ha mai fatto finora, ossia prendo il bugiardino e me lo vado a leggere. Perché il vaccino, nonostante sia sicuro, è comunque un farmaco e quindi ha i suoi effetti collaterali. E per curiosità, per farlo sapere anche a voi, mi vado a leggere gli effetti collaterali della tachipirina. Possibili effetti collaterali. Vado a caso. Riduzione del numero di piastrine nel sangue. Riduzione del numero di globuli bianchi nel sangue. Riduzione dell'emoglobina nel sangue, vertigini, disturbi dell'intestino, epatite, macchie rosse, lesioni bulbose con aree di distacco della pelle, necrosi, insufficienza renale acuta, nefriti interstiziale, ematuria, anuria. Chi non mi crede, o prende il foglio della tachipirina in casa o vada su internet, c'è il bugiardino della tachipirina pure là. Non mi credete? Ne facciamo un altro? Aspirina, emorragia cerebrale, congestione nasale, distress cardiorespiratorio, congiuntivite, vomito, diarrea, nausea, dolore addominale, esofagite, orticaria, prurito. Bene, che cosa abbiamo imparato, bambini? Abbiamo imparato che tutti i farmaci vanno assunti con cautela. Però la più grave reazione che si può avere contro il vaccino è essere allergico. Le persone allergiche ai vaccini sono poche,
sono rare, ma ci sono, ma esistono. E allo stato attuale non esistono test predittivi, nonostante quello che si trovi su internet. Ho sentito i test di gravidanza, i test per l'intolleranza, i test per le allergie. Ed è per questo che quando vi fate un vaccino o quando portate i figli a fare i vaccini, vi chiedono di stare in sala d'attesa 30-40 minuti, un'oretta. Questo proprio perché in caso di problemi seri siete immediatamente soccorsi e tenuti sotto controllo. La vaccinazione consente di tornare alla vita di prima? Questa è una bella domanda. Una cosa è certa, quando vi farete la seconda dose non potrete levare la mascherina, ma quando una buona parte della popolazione si sarà vaccinata, probabilmente torneremo tutti quanti alla vita di prima. Vi iniettano il vaccino a meno 70 gradi. Ma ti pare? Perché? Perché credete che vi iniettano il vaccino a meno 70 gradi? Perché? Perché ho trovato queste domande su internet? Perché? Quant'è la dose di vaccino che devono iniettare? La dose di vaccino da iniettare è di 0,3 millilitri, praticamente tanto così. Questi qua sono 0,3 millilitri di caffè. Sì, bravo tu, ma la verità è che qua hanno trovato questo vaccino perché ci vogliono guadagnare, vogliono i soldi, queste persone vogliono i soldi. E lavoraci te gratis, che ti posso dire? Le persone che lavorano nelle case farmaceutiche hanno una famiglia, sono persone, devono campare, devono mangiare. Non gli vuoi dare uno stipendio? E poi una domanda, acqua, luce e gas, la ditta farmaceutica vera e propria, come la paga? Una domanda mia, i vaccini per una malattia costano molto di meno delle cure di quella malattia. Quindi se veramente le ditte farmaceutiche sarebbero in combutta fra di loro, cosa che non è vera perché si fanno una concorrenza assurda e spietata, se veramente sarebbero in combutta fra di loro, i vaccini non esisterebbero. Sì, va bene, per quanto riguarda i tumori, anni e anni di sperimentazione, ancora non hanno trovato un vaccino contro i tumori. Per trovare un farmaco, prima bisogna capire come tale malattia agisce. Il tumore non è altro che una modificazione genetica spontanea e casuale del DNA della cellula. E nessuno ancora ha capito perché. Il tumore non è una malattia infettiva, non c'è una causa e un effetto. Tu ti prendi l'HIV, dall'HIV ti fa venire la malattia, l'AIDS. Causa, virus, effetto, malattia. Per quanto riguarda il tumore, questo rapporto causa-effetto non esiste, c'è solamente una percentuale di probabilità. Se sei un fumatore, hai una più alta percentuale di probabilità di prenderti il cancro ai polmoni. Se mangi carne tutti i giorni per 40 anni, hai un'alta probabilità di prendere il tumore allo stomaco. Eccetera, eccetera, eccetera. Ma è solamente una probabilità, ma non è. Va bene, signori, e questo è quanto. Ringraziamo Manuè, il tizio con gli occhiali che ci ha dato fastidio, però è una brava persona, ve lo assicuro. Se avete domande, potete farle nei commenti, io cercherò di rispondervi. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un pollicione, visto, vedete, se mi piace addosso, fate quello che volete, a me fa comunque piacere, e ci vediamo alla prossima. Ciao!